Questo tipo di motore, detto anche semi-diesel, che qui vediamo realizzato su una trattrice di media potenza, appartiene alla categoria dei motori ad iniezione. Viene sempre realizzato a due tempi e a un solo cilindro orizzontale, per cui risulta molto semplice e piuttosto rustico, tanto più che non richiede combustibili raffinati e pregiati e può utilizzare indifferentemente gasolio scadente, oli minerali, petrolio. Il motore a testa calda presenta la caratteristica, dalla quale gli deriva il nome, di avere la testa dotata di un bulbo sferico cavo, detto calotta, che viene mantenuto rovente dal calore che si sviluppa nella combustione. La calotta, non refrigerata dall'acqua, assolve il compito di provvedere all'evaporazione e all'accensione del combustibile iniettato in essa. Gli organi essenziali sono simili a quelli degli altri tipi di motore, ma realizzati in massicce dimensioni per un solo cilindro. Ecco l'albero motore con il perno di biella. Due contrappesi. E gli alloggiamenti laterali per i due volani che vengono in essi montati. Questi i mezzi gusci di bronzina e i relativi spessori, che vengono montati sul perno di biella. La biella, di robuste dimensioni, costruita in sezione a doppio T, è collegata per mezzo dello spinotto al pistone. All'altra estremità del corpo di biella è la testa, collegata con l'albero motore. A tal fine la testa è scomponibile in due parti ed è serrata con bulloni di fissaggio. Il pistone, anch'esso di grandi dimensioni, presenta il foro di montaggio dello spinotto, gli alloggiamenti dei segmenti tenuti a compressione e un particolare deflettore appositamente costruito per favorire l'espulsione dei gas bruciati dal cilindro. La calotta o testa calda che qui vediamo è costruita in acciaio al nickel cromo. È necessario all'atto dell'avviamento del motore arroventarne le pareti perché raggiunga la temperatura sufficiente alla combustione del carburante. La testa del motore è appoggiata per mezzo di questa mensola al bancale e presenta una cavità in cui va ad alloggiarsi la calotta. Il funzionamento di questo motore è molto semplice. Nella fase di aspirazione viene introdotta aria nel cilindro. Nella fase di compressione il pistone comprime l'aria nella calotta e il combustibile viene iniettato direttamente a colpire la porzione rovente della testa calda. Evapora e si incendia. Questo è l'iniettore. Questa è la candeletta di preriscaldamento che facilita l'avviamento. E questo è il foro dell'acqua di raffreddamento. Qui vediamo il monoblocco con la canna del cilindro e i vani di circolazione dell'acqua di raffreddamento. Il motore a testa calda non ha valvole né di aspirazione né di scarico, ma luci o feritoie attraverso le quali viene aspirata l'aria atmosferica e si scaricano i gas combusti. Il monoblocco è poi collegato al basamento per mezzo di bulloni prigionieri. La candeletta di preriscaldamento usata nell'avviamento elettrico prepara l'ambiente per il primo funzionamento del motore. I motori a testa calda non richiedono elevate pressioni di iniezione e nemmeno un'eccessiva polverizzazione del combustibile, per cui l'iniettore è semplice, rudimentale ed ha un unico grande foro centrale. Ecco da destra il corpo superiore, la valvola a sfera, la molla di taratura, il polverizzatore. Il ciclo del motore a testa calda, che qui vediamo schematicamente rappresentato, si compie non in quattro corse dello stantuffo, ma in due corse soltanto, corrispondenti a un solo giro dell'albero motore. Il pistone, nella sua salita, chiude le due luci di immissione e di scarico ed effettua la fase di compressione,
Contemporaneamente nella coppa, per effetto del movimento dello stantuffo, si verifica una depressione e quindi un richiamo di aria attraverso l'apposita luce di aspirazione. Fine del primo tempo. Poco dopo che lo stantuffo ha iniziato la sua corsa verso il punto morto superiore, comincia l'iniezione del combustibile e quindi la combustione. Raggiunto il punto morto superiore, il pistone, spinto dalla pressione sviluppata dai gas combusti, ritorna verso il punto morto inferiore, realizzando la fase utile di espansione. Nella corsa discendente, il pistone a un certo momento apre le luci di immissione e di scarico e, mentre dalla prima entra l'aria, dalla seconda vengono espulsi i residui di combustione. Questa è la fine del secondo tempo. Vediamo ora le stesse parti esaminate su una trattrice a testa calda. Ecco la testa scomponibile in due parti, superiore ed inferiore. Il monoblocco. Il compressore dell'aria. Il grosso volano, che ha lo scopo di vincere le fasi passive, le quali hanno qui un'incidenza notevole, data la presenza di un solo cilindro, e di regolarizzare i giri dell'albero motore. Qui vediamo in particolare la testata. È fissata al basamento per mezzo di bulloni prigionieri. Questo è l'iniettore, la candeletta di preriscaldamento e il tappo di ispezione. Il compressore ha lo scopo di inviare nel cilindro, attraverso le luci di aspirazione, l'aria atmosferica pressata. La maggior quantità di aria introdotta con questo sistema nel cilindro permette una più rapida espansione ed un maggior rendimento del motore. Questa è la pompetta di adescamento con il relativo condotto. E questo è il tubetto di adduzione del carburante dal serbatoio all'iniettore. Caratteristica dei motori a testa calda è la possibilità di ruotare nei due sensi. Essi sono cioè motori reversibili, ma il senso di rotazione normale è il destrorso. Con questa cine lezione, che fa parte di un corso organico di meccanica agraria, la ESSO Standard italiana desidera recare un contributo al comune sforzo che si sta compiendo in Italia per la qualificazione professionale. Tale problema, fondamentale per l'economia del nostro paese, assume oggi un'importanza ancora maggiore in vista dei nostri impegni nel mercato comune europeo. La migliore utilizzazione delle nostre forze di lavoro, la diminuzione dei costi di produzione e l'aumento della produttività sono infatti strettamente subordinati ad una sempre più diffusa ed elevata qualificazione dei nostri lavoratori. La ESSO Standard italiana, che segue con speciale attenzione il problema dello sviluppo della motorizzazione nel vitalissimo settore dell'agricoltura, con lo spirito di vigile responsabilità che distingue l'industria petrolifera nell'assolvimento dei suoi crescenti impegni verso la civiltà tecnica, come dedica uno sforzo particolare al costante miglioramento dei suoi prodotti e dei suoi servizi per l'agricoltura, così è lieta di offrire ai lavoratori agricoli italiani un mezzo di accrescimento delle loro capacità professionali e di elevazione della loro personalità.